Salli tutti! Sì, che mastro! Va! Tu sai, all'ospedale mi hanno detto tutti i giorni la carne! Non fate vedere la televisione per 65 anni! Mai una volta patate lesse! Io le diceva che voleva un po' di carne! Ma niente! Dio t'accusi! E il professore, tu sai cosa mi ha detto? Vino, bottiglioni dal vino. Cazzo, questo è diventato Marco. Che sport, io da fulmini. Poi tu sai, adesso il voglio dire anche al mio genero, che le dico non ne sta più un piede, tu l'hai visto? Finito! Che tuo pietaggio! Ale, se fa
ai voluto vincere Cignale, però ti sei casandato un tornaio, perché a caccia io un mese non scartocciati cinque. Tutti i giorni con sta sera non mancassi vestiti. Mi sono dato la mano da me, bravo Emily. Adesso gli facciamo anche parole incrociate, eh? Allora... Non vede più con quel vino. Lo prende nuda cicciolina. Cazzo, che roba è questa? Chi è sta cicciolina? Ne so io. No. Non c'ero, no? Io che mazzo. Oddio che mazzi che si bordei, ma... Quante parole sono? Sono quattro parole, ma... Per me sarà il sole, via. Ti metto fra uccelli, fucilati, ne peggio. Io da fulmine per il petaggio l'amore. Io da fulmine. Allora, aspetta che facciamo un'altra, Adesso un'altra. È tre giorni che mangi per studiare questo. Aspetta, Allora, non più la testa, Resta chiusa in una terrazza ad Arezzo e devono intervenire i pompieri perché il marito l'ha lasciata in casa. Questa ha cinque parole. Che roba è questa? E sono io anche questa. Ma comincia con F. È la Floria, no? Adesso aspetta che pigliamo un'altra, eh! Al suo propinquarsi nel mare scappano anche transatlantici. Dio ti fulmini, ma grazie al parole incrociate che trovi a trovarle queste cose. Ma io sono di Traporta, no? Le porta quello su da Milano. Hai capito? Tu trova per cui lavoro l'Alemagna e fanno anche i dizionari qua. Aspetta, aspetta, che questo qui deve essere un pericolo. Anche a Verghereto ne avevo due o tre di questi pericoli, di questi giorni. Usiamo uno di questi. Comincia con la S. E sono io anche questo, Le Salvatore, no? Oh, ma un figlio questo, eh. Non so, Lela, un mazzo sono i cinghiali. Chi è che muove? Adesso studi un po', eh. Oh, Giorgino, Giorgino. Buongiorno. No, no, il nostro Giorgino sempre presente. Sempre presente. Sono parito, Giorgino, sono parito. Ditemi. Giorgino, noi vorremmo due piccioncini. Benissimo. Guardi, vanno bene questi? Sono piccoli, Giorgio, sono piccoli. Questi oggi non ci vanno neanche per i costini, questo è per la schedina, più grande, Ci sarebbero questi due. È vero, ma l'ultima volta non ci sono bastati neanche quanti qua. Sono piccoli, sì Giorgio, sono piccoli, sono guariti. Sto bene adesso, sto bene. Ma voi volete due piccioncini o due tacchini? Due bei piccioncini, due belli. Va bene questo? Questo comincia ad andare bene. Direi proprio di sì, Giorgio. Direi sì. Sì. Uno per uno dopo, eh? Mi sembra un po' poco. Ci potrebbe dare anche due salsiccine, via. Due salsiccine. Benissimo. Due? No, qua il due, Giorgio. 22 modellini a testa. 22 salsiccioni a testa. 40 fatti. Metto piazza di stomaco. È poco. Ci vorrebbe anche due fettini, quelle buone, Giorgio. Come c'hai te, Giorgio? Bella idea, cara. Due belle fiorentine. Due fiorentine minimo, un chilo per uno. Belle, eh? Buone. Ah, Giorgio, c'è la buona. La buona, Giorgio.
Ma mangia molto il mio marito, eh. Ah, anche te la forchetta lo scherzi, Giorgio, nella vita bisogna avere fede. Se hai fede ti sposi anche. Guarda, la fede è tutto per noi. Guarda noi due, anche oggi siamo stati a Perugia. A Perugia, vero? Abbiamo fatto questa mattina dopo 220 km a piedi. Andiamo a Perugia. Perugia. Siamo tornati. Ah, non c'è anch'io buono, c'è anch'io bello. Abbiamo visto delle chiese che erano stupende, erano piene di fede, Giorgio. Ma è una cosa bella. Se hai fede vedrai che il nostro pettino ti sposa anche. Cacchio, ma voi più che fede avete fame. Quanto dobbiamo dare? Giorgio, la fede è una cosa importante quanto la fame. Noi l'abbiamo in una misura. Sono importanti di due. Adesso mi date 140.000 lire. Ho un po' caro, eh? Ah, cazzo. Però questo non lo avete preso. Scusate, era una curiosità. Ma in quanto tempo la mangiate questa roba? Ci rimette più il mio lavoro a cucinarla che il tutto l'ho mangiato. È un attimo. Adesso dobbiamo andare a prendere il vino, eh. È vero, 22-23 litri a terra. E non c'è questo nuovo che è, Che bello! Una schiaccia sassi sono questi! Belle macchine con la vettura! Io te la furto! Ma come? Non è vero che scrive moglie a San Piero, ma due berrote mi hanno detto! Daniele. Senti, adesso facciamo un'altra bella parola incrociata, che questa anche nel pezzo che la studia, ma le peggio da febbre gialla. Cos'è? La canzone casina. Quante parole sono? E ormai non più la testa, sunque. E sono 9 lettere, comincia con S. Io so anche questa, no. Cos'è Salvatore, no? Salvatore? Sarà la febbre gialla, ma una fa venire a tutti qui a Puntarà! Oh! C'è Salerno! Dice che è pedalatore come per il gattaccio bianco da lea. Tutta la notte a camminare con questi gatti. Un pedala sopra ste gatte tutta la notte, tutta... È pedalatore! Hanno più la testa, tu vedi, perde di cosa? E ancora mangia poco. E i gatti, non io la medicina. Te tu sei matto, io con i matti ci voglio fare la bestia. Che gli occhiali? Oh, puttana! Allora, adesso ne ho trovata un'altra. Dunque, allora, c'è sinonimo di fantasma Verghereto. E so anche questa, Se te scoppiasse il fastidio, sì, deve sapere. È prosciutto con la prologo, no? Bonjour, Giorgio! Ti do un bel tipo di piatto! Guarda, il francese è la lingua più bella del mondo. Io in casa con i 3B per la mia Ida, Uda, Ada, parlo sempre francese. È la lingua fine, raffinata, perché io sono una donna come tutte quelle altre, sa? Io lei che non è da 2000, e io leggo la Repubblica tutti i giorni, la Divina Commedia della sua memoria. Di musica ascolto solo Beethoven e Bach.
Hai marcio tutti qui stamattina. Senti un po'. Senti un po' te che t'hai studiato. Tu sembri un tipo molto intelligente. Noi siamo dei francesi. Te che tu sei culturale, cos'è sta roba? Noi a Vergareta abbiamo solo Zea. Qui le ho i Zea. Oddio che zotico. Tu hai letto come si scrive, Zonante. L'oiseau è l'uccello. L'oiseau, l'oiseau. L'uccello non te l'è. Allora, parla sempre di ghiaccio. Non mi metto chiudo, Giorgio, ma la televisione. La televisione io la guardo sempre solo i programmi culturali, documentari. L'altro giorno mi ha telefonato Piero. Cazzo, chi Piero? Il mio vicino? Ignorante, Angela! Piero Angela! In persona! Abbiamo parlato dell'ultimo documentario di Canale 5. Se vai! L'ha trasmesso, bello, Parlava di un Martin pescatore. Che uccello nobile, come quello di Martin, bello. Non è l'uccello! Io ho tre figlie e una meglio. La piccolina, fin da piccola appassionata per l'astronomia, guardava sempre le stelle, aveva comprato un telescopio per non parlare della seconda, vero? Portata per gli sport. Faceva di tutto, la comodina a letto, tutta la caricata. Per non parlare dell'ultima a proposito, che è un genio. Sai qualche organo che lei li studia, li smonta, poi ci dice papi, mamma, mangiate tutto. Questo figlio, muore questo figlio. Allora, e un'altra qui d'Andolina. Ancora. Che tu sei intelligente? Ho visto. Un veste come un matto, un cammina come merlo, anche il gambe che sembra è merlo, un se sa come un veste, un va in giro lì, tutti mi guardano, ma chi è l'animale? Che io anche questo non si sa chi è, io da fulmine. Io faccio anche questo. Dillo, via, non sparare. Dai pipi, no? Guarda questo vestito, guarda. Poi mi bimbe portate di buon gusto come me. Non te la sfumare. Questo va bene. Hanno un gusto stupendo. Manderò a Parigi e mi pare a fare corso da stilista. Poi pigliano Paschini, vanno a Londra per imparare. Hai visto che c'è la riga? Guarda, questo Giorgio impazziva per questo seno. Albertazzi, stupido, ci date dietro una vita. Ci siamo. Per non parlare di Johnny. Ma qua è io schioppettata, non lo vedo. L'unica volta che ha ragione. Per non parlare di Johnny. Ma come fa a sopportare quel matto del tuo marito? Johnny, guarda, faceva una corte. Ma chi? Johnny? Torelli, stupido. Guarda com'è addotto perché io l'ho voluto sposare, ho fatto la pubblicità per macchine. Siamo arrivati proprio al fondo. Guarda, non ti piace, mi sembra il più bello di tutti. Faccio vedere un pochino. Via! Vai!